In questo video parliamo di classi e moduli e in particolare del concetto di programmazione oggetti che è utilizzato da JavaScript. Allora, JavaScript è, come abbiamo anche visto prima quando parlavamo di programmazione funzionale, un linguaggio di programmazione basato sugli oggetti, quindi utilizza principalmente, non unicamente, ma principalmente il paradigma di programmazione oggetti. Però, a differenza di altri linguaggi di programmazione, come Java, che conoscete, non è basato sulle classi, ma è basato sul concetto di prototipi, che non sono proprio, diciamo, identici alle classi. Non è una cosa completamente, diciamo, diversa, strana o stravolgente, in quanto è comunque un linguaggio basato sul paradigma della programmazione oggetti, però ci sono delle differenze tra le classi e i prototipi. E pertanto, quando noi parliamo di classi in JavaScript, in realtà non stiamo parlando delle classi esattamente come parliamo di classi in Java. Le classi esistono da ES6, prima non esistevano, e sono solo in inglese si dice syntactical sugar, quindi un elemento sintattico per rappresentare qualcosa che comunque non è una classe, che comunque si può fare con le funzioni. Quindi, in questo video, prima di tutto parleremo un po' dei prototipi, di come si costruisce l'ereditarietà con i prototipi, e poi affronteremo le classi come un modo diverso di scrivere la stessa cosa che abbiamo già scritto con le funzioni dei prototipi. Allora, qual è il concetto che sta dietro questi prototipi? È che ogni oggetto JavaScript, voi ricorderete, gli oggetti li abbiamo affrontati qualche settimana fa, come uno di quegli elementi abbastanza fondamentali di JavaScript. Quindi ogni oggetto di JavaScript ha una proprietà speciale, nascosta, che è appunto prototype, che punta a un secondo oggetto associato con essa, oppure nullo. Quindi noi abbiamo, per esempio, potremmo avere l'oggetto date. Questo oggetto date, come un oggetto, che è un oggetto standard, ma potremmo anche degli oggetti che costruiamo noi. E questo oggetto date ha una proprietà, che è una proprietà nascosta, che si chiama prototype, che dice che l'oggetto date è linkato a un puntatore a un altro oggetto, che è associato con esso e da cui eredita alcune proprietà e alcuni metodi. Questo link, diciamo, tra proprietà è quello, concettualmente, che assomiglia a l'ereditarietà tra classi, tra superclassi e sottoclasse. In Java noi sappiamo che tutti gli oggetti, tutte le classi, a un certo punto derivano da object. Qui abbiamo che tutti gli oggetti, notate che uso la parola oggetti, non uso la parola classi, tutti gli oggetti hanno un collegamento con uno o più oggetti associati a loro, che in questo caso è di nuovo object. Si chiama di nuovo object, ma questo è un caso. Questo secondo oggetto, a cui il primo oggetto è linkato attraverso una proprietà, questa proprietà nascosta, si chiama appunto prototipo. Quindi la proprietà si chiama prototipo e l'oggetto a cui è linkato si chiama prototipo. E il primo oggetto, appunto, eredita tutte le proprietà, incluse le funzioni, dal prototipo. Poi, a sua volta, questo secondo oggetto, questo prototipo, può avere tramite la sua proprietà prototype un altro prototipo, dal quale a sua volta eredita tutti i metodi, le proprietà e così via. Da notare, però, a differenza di quello che capita in altri linguaggi di programmazione, che le proprietà non sono copiate tra oggetti. Non sono copiate dalla superclasse, da quello che è l'oggetto prototipo all'oggetto a cui è collegato, a cui è puntato, ma sono acceduti direttamente. Quindi, per esempio, l'oggetto date ha come prototipo l'oggetto object. Quindi le proprietà di object non sono copiate all'interno di date, ma sono solo messe a disposizione e acceduti in maniera diretta,
partendo da date, attraverso date, come se date fosse una specie di proxy. E tutti gli oggetti creati con l'object literal, quindi con aperta e chiusa parentesi graffa, hanno lo stesso prototype object, che è object.prototype. E in particolare quasi tutti gli oggetti in JavaScript, se non tutti, hanno a un certo punto della catena di questi prototipi, a un certo punto hanno object.prototype. Quindi object ha come, scusate, per esempio, date ha come prototipo a un certo punto object.prototype. E se voi create un altro tipo di oggetto, anche questo a un certo punto potrà avere l'object.prototype. Perché? Perché questo object.prototype è quello che, per esempio, implementa prima di tutti i metodi toString, per esempio. Quindi tutti i metodi standard che poi le vari oggetti sotto di lui possono sovrascrivere. Object.prototype è uno dei pochi, dei rari oggetti che non ha un suo prototipo, essendo in un certo senso il capostipite, non ha un suo prototipo e non eredita altre proprietà. Tutti gli altri oggetti hanno almeno un prototipo, hanno almeno un livello di prototipo. Quindi facciamo un esempio. Date eredita le proprietà da object, quindi date.prototype eredita le proprietà da object.prototype. Quindi date.prototype ha un puntatore a object.prototype. Quindi un oggetto date creato con new date, essendo un oggetto, diciamo, di tipo date, eredita sia le proprietà da date.prototype che da object.prototype. Questa possibilità di ereditare a sua volta le proprietà in catena è chiamata appunto prototype chain. Quindi un oggetto date eredita ha come prototype date.prototype, che a sua volta ha come prototype object.prototype. Quindi si crea una catena di prototipi, di link, di puntatori tra prototipi diversi. E noi possiamo anche, se siamo curiosi, se vogliamo capirlo, sapere quale prototipo un oggetto ha attraverso il metodo object.getPrototypeOf. Quindi se per esempio noi abbiamo date creato come new date, list creato con questo costruttore di array, object creato con l'object literal, con il costruttore di object literal, noi potremmo fare object.getPrototype di object, che ovviamente è object.prototype. Il prototipo invece della lista è la lista. Notate cosa succede quando scrivo date. Date ne ha due. Ha sia date, quel date.prototype di prima, sia un object, proprio perché ha questa doppia catena. E notate cosa succede, che se, mentre l'oggetto lista, che è appunto un array, ha come prototipo se stesso, ha come prototipo un array, il prototipo del prototipo di array è a sua volta l'object. Quindi list ha come prototipo array, e l'array ha come prototipo l'oggetto. Quindi, dato un oggetto, le proprietà che sono ereditate da questo oggetto sono specificate dalla proprietà prototype del costruttore di questo oggetto. Quindi, questo è per esempio il motivo per cui, come dicevo prima, array o la maggior parte degli oggetti eredita il metodo toString, poi array in realtà lo anche, fa anche l'override, ma non per esempio il metodo entries da object. Questo perché, fatemi aprire un browser, questo perché se noi andiamo a vedere la documentazione, notiamo, possiamo cercare MDN per esempio object, qua, noi possiamo notare che, vedete, che ci sono una serie di metodi di object, tra cui keys, tra cui getPrototypeOf, eccetera, che sono object.metodo. Assign, create, eccetera. Poi ce ne sono alcuni altri come object.prototype. Object.prototype. Ecco, questo object.prototype è quello che dice tutti questi metodi, incluso il toString, sono quelli che vengono poi ereditati quando ci si linka all'object.prototype.
Object.values no, perché non ha questo punto prototype davanti. Quindi è una sorta di, mentre diciamo così nel mondo Java, nel mondo forse più tradizionale, noi abbiamo magari una superclasse e abbiamo una classe figlia e l'ereditarietà va in questo senso, quindi la classe figlia eredita tutto, ha una copia in un certo senso delle proprietà della classe padre. E nel mondo JavaScript, questo è diciamo il mondo Java per esempio, nel mondo JavaScript, chiamiamolo super prototipo SP, giusto per avere un nome diverso, e qua un altro, chiamiamolo P, giusto per avere, anzi, chiamiamolo, fatemi correggere, diciamo appunto nel mondo Java avremo una super class, chiamiamola così, e poi una classe che eredita tutto da questa superclasse. Nel mondo JavaScript abbiamo un super oggetto, chiamiamolo così, e un oggetto che linka, punta a alcune o tutte le proprietà di questo super oggetto. Queste proprietà sono specificate nel prototype, nella proprietà nascosta prototype, questa qui. Allora, senza entrare troppo nel dettaglio, se volete potete approfondire, ma non ci interessa arrivare nel dettaglio, così tanto nel dettaglio di come funzioni il prototype. Però vediamo alcune differenze sostanziali tra la modalità class-based e la modalità prototype-based come JavaScript. E poi andiamo nel pratico su come utilizziamo, come creiamo, in un certo senso, degli oggetti che ereditano da altri oggetti, come possiamo poi sfruttare questa ereditarietà e cosa comporta. Allora, vediamo cosa succede nel mondo class-based, come può essere Java, che tutti voi conoscete, e nel mondo JavaScript che stiamo conoscendo. Allora, prima di tutto, qual è la differenza tra classi e istanze? Allora, in Java, una classe è una cosa molto distinta da un'istanza. Le classi possono per esempio ereditare l'una dall'altra, una classe può estendere l'una all'altra, l'istanza è un'istanza di quella classe. Se poi quella classe eredita da qualcos'altro, estende a qualcos'altro, bene, però l'istanza è fortemente legata, è l'istanza di quella classe specifica. In JavaScript questa differenza è molto molto sfumata, se non dire inesistente. Nel senso che tutti gli oggetti, siano essi classi o siano essi, diciamo, le prototipi, o oggetti veri e propri, possono ereditare da altri oggetti. Quindi non c'è più questa differenza forte tra un oggetto, tra una classe che definisce come composto un oggetto e l'istanza, che è appunto l'istanziazione di quella classe. Qui non c'è più questa differenza. Qui c'è un oggetto che può definire, essere usato e così via. E tutti gli oggetti possono ereditare da altri oggetti. In JavaScript, in Java, per definire, noi definiamo una classe con una appunto, definizione di classe e poi istanziamo la classe con la sua istanza con dei metodi di costruttore. Qui invece definiamo e creiamo un insieme di oggetti, uno o più, attraverso le funzioni di costruzione. Quelle che abbiamo visto all'inizio, 2 settimane fa, quando parlavamo di oggetti appunto. A un certo punto gli oggetti abbiamo detto si può creare anche un oggetto con l'operatore new, un oggetto custom, utilizzando le construction function. Ecco, queste qui. Quindi, mentre nel mondo a classi definiamo una classe, poi attraverso i metodi, attraverso il costruttore istanziamo la classe, e qui invece definiamo e creiamo attraverso i metodi di costruttore. Non c'è una netta separazione di nuovo. Come creo un nuovo oggetto? Lo creo con l'operatore new, sia nel mondo Java sia nel mondo JavaScript. E come costruisco una gerarchia di oggetti? Nel mondo class-based costruisco una gerarchia di oggetti utilizzando le definizioni di classi per definire sottoclassi di classi esistenti.
Quindi una classe estende un'altra classe e così via. Invece nel mondo prototype base costruisco una gerarchia di oggetti, quindi in maniera analoga a prima, però non usando classi, usando definizioni di classi per definire altre sottoclassi, e quindi copiando in un certo senso le proprietà dal padre al figlio e così via, ma assegnando un oggetto come il prototipo associato al costruttore. Quindi definisco una gerarchia nel mondo prototype base, dove, ricordiamolo, la keyword, la parola chiave class esiste da S6 in poi, ma è solo sintassi, un modo diverso di scrivere quello che si può fare anche senza. Quindi senza utilizzare la keyword class, che fa queste cose di nascosto, in un certo senso, noi costruiamo una gerarchia tra oggetti assegnando un oggetto come il prototipo associato alla funzione, che è quello che è scritto qui. Le proprietà che saranno ereditate da questo oggetto sono specificate dalla proprietà prototype. Quindi oggetto.prototype uguale, in un certo senso, altro oggetto da cui ereditare.prototype. Quindi si costruisce questa gerarchia assegnando un oggetto come il prototipo associato alla funzione costruttrice. Il modello di ereditarietà. Nel modello class base le proprietà vengono ereditate seguendo la catena di classi. Quindi la classe A estende la classe B, la classe B estende la classe C e questa è l'ereditarietà. Qui invece, in maniera in realtà analoga, con la differenza di quello che vi ho detto prima, di come diciamo succede, mentre nel mondo class base, nel mondo Java per esempio, abbiamo una superclasse che diciamo così, copia le sue proprietà all'interno della sottoclasse, qui si segue la prototype chain, quella che abbiamo visto prima, in cui l'oggetto sottostante punta alle proprietà dell'oggetto soprastante e quindi segue questo puntatore. Come si estendono le proprietà? Nel mondo class base la definizione della classe specifica tutte le proprietà di tutte le istanze di quella classe. Quindi se ho la classe che definisce due metodi e due variabili, immaginiamo pubbliche, le istanze di quella classe avranno tutti i tre metodi e le due variabili, sempre e solo quelle. E tranne usando trucchetti, non si possono aggiungere proprietà a runtime, non si può dire, tranne appunto utilizzando trucchetti, non si può dire in Java adesso questa istanza ha questo metodo in più. Perché bisogna specificarlo nella definizione della classe. Invece in JavaScript abbiamo che le funzioni costruttrici o appunto i prototipi specificano un insieme iniziale di proprietà. Quindi non tutte le proprietà di tutte le istanze, ma un insieme iniziale di proprietà che gli oggetti costruiti in questo modo, ricordate sempre che la definizione. La differenza tra classi e istanze in JavaScript praticamente non c'è o è molto debole. Però abbiamo appunto le funzioni di costruzione che servono a costruire nuovi oggetti. Quindi attraverso le funzioni di costruzione specificano un insieme iniziale di proprietà. E poi si può aggiungere o rimuovere proprietà dinamicamente ai singoli oggetti creati o a insiemi di oggetti. Quindi, mentre in Java ho la classe A e ho le tre istanze della classe A e queste tre istanze avranno tutte le stesse proprietà, i tre metodi e le due variabili pubbliche di prima, in JavaScript potrei avere un costruttore che definisce due metodi e due variabili e poi un oggetto creato utilizzando quel costruttore che utilizza i due metodi, le due variabili definite dal costruttore e poi aggiunge dei suoi metodi e delle sue variabili. Un altro potrebbe avere cose diverse e così via. E questa aggiunta o rimozione si può fare in maniera dinamica. Di più, se io ho un costruttore che eredita da un oggetto, che eredita da un oggetto superiore, io posso dinamicamente modificare la proprietà dell'oggetto superiore e automaticamente tutti gli oggetti figli, diciamo, acquisiscono da quel punto quella proprietà, anche se sono stati creati,
80 righe di codice prima. Ora, per meglio capire come fare questa ereditarietà e come funziona, usiamo un esempio che ci dà delle informazioni operative su come questa ereditarietà funziona e di come possiamo utilizzarla. Allora, e come costruire queste anche funzioni di costruzione. Allora, immaginiamo che vogliamo descrivere una persona generica con i suoi interessi e alcune attività che diventeranno metodi. E utilizziamo le construction function per farlo, quelle che abbiamo visto qualche settimana fa. Quindi definiamo tre funzioni, una, due, tre, dove la prima è la construction function. Cosa dice la construction function? L'abbiamo già vista. È una funzione normalissima che dentro definisce alcuni appunto proprietà. Con in genere le construction function hanno la P maiuscola per convenzione e poi vengono create con new. Quindi creiamo una function che si chiama person che ha cinque argomenti: first, last, age, gender e interest. E first e last vengono combinati in un oggetto memorizzato in una variabile name propria della funzione. Age viene memorizzata nella variabile age, gender nel gender e interest, che immaginiamo sia un array perché ha una S plurale, in interest. Quando noi vogliamo creare un oggetto partendo da questo costruttore, come abbiamo visto sempre settimane fa, possiamo dire let o const nome della variabile uguale new nome di questa funzione, passando le proprietà, passando gli argomenti che gli servono. Quindi first sarà il nome, last sarà il cognome, age sarà l'età, gender sarà il sesso, maschile o femminile o altro, e interest sarà una serie di interessi in un array. Quindi questo costruisce un oggetto person partendo da questi dati. Poi questo person ha anche queste attività di base, ha anche due metodi, due funzioni abbinate. Una è la funzione sleep e l'altra è la funzione play. Questa funzione sleep e questa funzione play fanno una cosa molto semplice. Stampano a console il nome della persona sta dormendo o il nome della persona sta divertendosi, sta appunto sta giocando, sta divertendosi. Allora, questo forse non l'abbiamo mai visto esplicitamente, però la parte di generazione di function è uguale e quello che stiamo dicendo qui è che questo sleep e questo play sono funzioni associate a questa funzione, che in JavaScript è lecitissimo, in quanto le funzioni sono first class object, quindi sono oggetti di prima categoria, e quindi noi possiamo associare una funzione a un'altra funzione, perché no? E in particolare stiamo dicendo che questa funzione si chiamerà sleep ed è associata a person. Questo è un modo di farlo. L'altro modo di farlo è per esempio all'interno di person avere un this.methods uguale aperta graffa e costruire un oggetto di funzioni. Quindi this.methods uguale sleep, due punti, function, virgola, play, due punti, questa function, a capo, chiusa parentesi, graffa. Questo è un modo meno l'altro modo un po' più compatto in cui si rinchiude sleep e play all'interno di un unico oggetto associato a una variabile. Questo è un modo un po' più lungo, un po' staccato. Notate che questo sleep e play sono fuori dalla funzione costruttrice, mentre nell'altro modo che vi stavo raccontando sarebbero dentro. Sono equivalenti. L'ho fatto così perché nell'esempio ci viene comodo averlo separato. Ora, noi vogliamo rappresentare uno studente. Abbiamo rappresentato una persona, vogliamo anche costruire un oggetto di tipo, in un certo senso, studente. Questo oggetto di tipo studente avrà incredibilmente un nome, un cognome, un'età, un sesso, degli interessi e avrà anche una matricola. E questo oggetto di tipo studente avrà una proprietà che si chiama sleep. Non ha la proprietà play, non ha il metodo play, per scelta. Ora, se noi incolliamo questo e la slide precedente in un unico file JavaScript, funziona senza problemi.
Però cosa notiamo? Beh, notiamo che abbiamo tantissimo codice duplicato. Praticamente student, potremmo dire, è una persona in cui abbiamo in più l'ID. Vedete, nome, cognome, età, sesso, interessi, ID. Nome, cognome, età, sesso, interessi, manca l'ID. Quindi student è una specializzazione di person, con due differenze appunto. Uno è questo ID che student ha e person no. E l'altra differenza è che lo studente non ha il metodo play. Non gioca lo studente può dormire, ma lo studente non gioca. Ora, possiamo utilizzare l'ereditarietà prototipale, quindi costruire una prototype chain per collegare studenti con persone e quindi rimuovere anche tutto il codice duplicato? Quindi possiamo far sì che a un certo punto questa function student dica chiama person e aggiungi di. E chiama i metodi di person in modo che siano a disposizione anche di student le stesse cose già definite da person? Ovviamente sì, e vediamo come lo facciamo. Allora, prima di tutto, mettiamo tutto insieme e rimuoviamo il codice duplicato. Quindi questo è tutto person, esattamente come prima, e la funzione costruttrice di studenti, se togliamo il codice duplicato, quindi questo è un risultato intermedio. Se togliamo il codice duplicato, non ha più tutto name, age, gender e interest, ha solo l'ID. Così come non ha più la funzione sleep perché è già definita da un punto di vista di person, quindi non servirebbe ridefinirla. Quindi in questo momento abbiamo solo rimosso il codice duplicato. Ovviamente non funziona ancora, non sono assolutamente collegati, dobbiamo fare delle modifiche. Modifiche? Allora, prima di tutto dobbiamo dire che, come ho detto, che student nella funzione costruttrice deve chiamare person. Deve passare Marta, Verdi, 22, femmina, music and skying a person in modo da collegarsi le due cose. Come facciamo questo collegamento? No, l'ho detto prima a voce, dobbiamo far sì che studente chiami person. Come facciamo questo collegamento? Dato che è un collegamento, non c'è un concetto di superclasse o sottoclasse, come facciamo questo collegamento? Lo facciamo con la funzione usando il metodo call. Il metodo call è definito a livello di object, quindi tutti gli oggetti e tutte le funzioni lo ereditano. E questo metodo call permette a una funzione che appartiene a un oggetto di essere chiamata e assegnata a un altro oggetto. Di più, fornisce anche un contesto in cui inserire queste variabili. Quindi è possibile scrivere un metodo una volta, in questo caso questo vale per tutte le funzioni, vale anche ovviamente per le funzioni costruttrici, che sono funzioni. Quindi è possibile scrivere un metodo, una funzione una volta e poi ereditarlo, chiamarlo come se fosse definito in student col contesto appropriato, col contesto di student, senza aver bisogno di riscrivere lo stesso metodo. Quindi cosa facciamo? Facciamo person.call perché vogliamo chiamare la funzione person. Quindi chiamiamo la funzione person e cosa passiamo alla funzione person? Passiamo tutti i parametri che gli servono, first, last, age, gender, interest, e il primo parametro che dobbiamo passargli è this, che rappresenta il contesto attuale all'interno di questa function, questo this.id, in modo che questo first non sia il first di person, ma sia il first associato a student. Ora abbiamo fatto un primo collegamento con questo call. E cosa succede se noi prendiamo questo codice e facciamo student? Se prendiamo questo codice e lo eseguiamo, funziona. Se stampiamo student, effettivamente vediamo che student avrà una proprietà di tipo name, che Marta e Verdi ha una proprietà di tipo age, ha una proprietà che si chiama age, ha una proprietà che si chiama gender, ha una proprietà che si chiama interest, che ha dentro music e skying. E anche un ID. Quindi effettivamente questa operazione che abbiamo fatto funziona. Cosa succede se noi facciamo student.sleep, aperta e chiusa parentesi? Se proviamo da student a chiamare un metodo che è definito sulla funzione su person, succede che JavaScript ci dice type error student.sleep e non è una funzione. Mentre se noi costruiamo un oggetto di tipo person e facciamo person.sleep, questo ovviamente funziona. Perché? Perché noi abbiamo
in un certo senso, chiamato da student il costruttore di Person, ma non abbiamo fatto un link tra student e Person. Non abbiamo detto a student di ereditare da Person, che Person è il suo prototype. Notate che vi ho detto che dovremmo scrivere all'inizio, vi dicevo che noi sappiamo che le proprietà ereditate da un oggetto all'altro sono specificate dalla proprietà che si chiama prototype. Quindi array.prototype è uguale a object.prototype. Ecco, noi notate non l'abbiamo fatto, non l'abbiamo fatto ancora, abbiamo chiamato da student il costruttore di Person, ma non abbiamo creato un link tra i due. Non abbiamo detto student deve ereditare la proprietà di Person. Di più, noi non vogliamo ereditare tutte le proprietà di Person, noi vogliamo ereditare solo sleep, perché lo studente, abbiamo detto, non gioca, non fa play, non si diverte, in questo nostro esempio, nella realtà spero di sì. E quindi, dato che noi vogliamo ereditare solo questo, e che sappiamo, perché l'abbiamo visto prima, per esempio, nella documentazione di prototype, di object, che tutti i metodi sotto object.prototype erano quelli ereditati da array, mentre object.key, object.values non venivano ereditati, quindi object.prototype.toString veniva ereditato, object.values no, usiamo lo stesso meccanismo. Mettiamo sleep all'interno di prototype. Ora, prototype è una proprietà che tutti gli oggetti, incluse le funzioni, hanno. Quindi possiamo scrivere person.prototype. A person.prototype gli aggiungiamo .slip esattamente in maniera identica prima. Quindi questa è la prima cosa. Vogliamo ereditare solo slip, non play. Ora dobbiamo creare il link tra il prototipo di student e il prototipo di person. Come lo facciamo? Lo facciamo come vi ho detto prima. Student.prototype uguale person.prototype. Ora, non scriviamo esattamente student.prototype uguale a person.prototype perché noi vogliamo creare un link. Non vogliamo dire che il prototipo di studente è esattamente identico al prototipo di persona, perché studente potrebbe avere altre proprietà che persona non ha. Potremmo immaginare di avere uno student.study, il fatto che lo studente studi e magari la persona no. Quindi un qualcosa definito a livello di questo oggetto e non a livello di oggetto persona. Quindi cosa facciamo? Usiamo questo object.create. Questo object.create, l'abbiamo visto quando parlavamo degli oggetti, permette di creare un oggetto che delegherà a un altro oggetto solo in caso di lookup falliti. In altri termini, ritorna un nuovo oggetto che eredita da questo. Nel nostro caso, un oggetto che vogliamo creare è il prototipo di student e gli oggetti da cui vogliamo delegare, nel caso in cui non ci siano le cose all'interno di student, sono le cose che sono dentro Person. Quindi, se quando chiamiamo un metodo su student.study, immaginando di averlo, prima di tutto controllerà se è definito dentro student. Se non è definito dentro student, lo cercherà all'interno di Person. Questa riga dice questo. Quindi, quando noi facciamo student.sleep, JavaScript dirà: ok, student, tu hai un metodo che si chiama sleep? No. Ok, failed lookup, student non ce l'ha. Andiamo a vedere se student ha un prototipo. Sì, student ha un prototipo e questo prototipo è un link, è un nuovo oggetto che è collegato a è un nuovo oggetto che viene generato da Person Prototype. Quindi c'è questo link che vi dicevo prima tra Student Prototype e Person Prototype. Quindi, di nuovo, student.sleep, Jask dice è dentro student? No, student non ha un metodo che si chiama sleep. Ok, student ha un prototipo? Ha una catena di prototipi? Sì, Person è il suo prototipo. Il suo object prototype, notate che all'inizio lo chiamavo object prototype, poi l'abbiamo chiamato prototipo per semplicità, ma è un oggetto prototipo, ecco perché creiamo un oggetto. E quindi student prototype
è collegato in questo modo a Person Prototype. Sleep non è disponibile qui, vediamo se nel suo Object Prototype c'è. Quindi JavaScript controlla se in Person.prototype esiste Sleep. E in effetti Sleep esiste e quindi student.sleep mi restituirà Marta is sleeping. E questo è l'esempio, lo stesso esempio completo, in cui vedete che se noi facciamo student.sleep ci comparirà Marta is sleeping, mentre se facciamo student.play, con le parentesi ovviamente, ci darà errore. Questo perché? Perché abbiamo collegato student prototype con person prototype e play non è, diciamo, esposto attraverso prototype, ma è proprio di person. Se creiamo un oggetto person, invece, l'oggetto person potrà chiamare sia il metodo sleep che il metodo play. Quindi questo è come colleghiamo due oggetti tra di loro. Abbiamo fatto sì che student sia una specializzazione di person ed erediti uno dei suoi metodi. Ora, tutta questa cosa si può costruire come abbiamo fatto con le construction function, oppure possiamo costruirlo con le classi, che sono in un certo senso un modo un pochino più compatto. E se volete un pochino magari più familiare, di ottenere la stessa identica cosa che abbiamo ottenuto prima. Per cui io credo che a un certo punto ho messo lo stesso esempio in versione classi. Quindi, però, di nuovo, le classi sono solo una sintassi costruita sull'ereditarietà basata su prototipi. Non sono un'altra cosa, non introduciamo una modalità classi. Tutto questo che abbiamo visto qui e tutto questo continua a funzionare. Solo, quindi tutto, solo che non scriveremo più function, i metodi di questo costruttore di oggetti fuori dalla function, eccetera, ma li potremo scrivere in maniera più, diciamo, usuale come nel linguaggio di programmazione a oggetti che conosciamo, utilizzando appunto la parola classi. Abbiamo due modi di definire una classe, esattamente come abbiamo tre modi di definire una funzione, in JavaScript abbiamo due modi di definire una classe utilizzando la keyword class, una è con la declaration e l'altra con l'expression, e poi le classi vengono istanziate con la parola chiave. New, esattamente come abbiamo appena visto per le construction function. Allora, il primo modo di definire una classe è la declaration. Class più nome della classe. Aperta graffa, i metodi di questa classe, le proprietà di questa classe. Le dichiarazioni della classe non sono hoisted. Quindi non si può istanziare una classe, un oggetto a partire dalla classe prima di utilizzarlo, prima di dichiararlo. Non dovreste, però a maggior ragione non si può in questo caso. E le class expression sono un altro modo di creare le classi con nome o senza nome. Allora, mentre prima scrivevamo class rectangle ed era finita qui, qui possiamo scrivere variabile uguale class, nome della classe, oppure variabile uguale class direttamente. E poi il corpo della classe è esattamente identico. Questo fa il paio con le function expression, che potrebbe essere col nome o senza nome. E il nome dato a una classe, con nome, e poi il locale al corpo della classe. Può essere, quindi possiamo fare rectangle punto name ci restituisce il nome della classe, quindi rectangle.name ci restituirà myRectangle, in questo caso ci restituirà rectangle perché è senza nome, quindi utilizza il nome della funzione. Come le dichiarazioni di classi non sono hoisted neanche questo, neanche queste. E poi il corpo della classe si scrive esattamente nello stesso modo. Il corpo della classe in questo caso è rappresentato col class declaration, ma è uguale anche fosse nell'altra modalità di scrittura, è sempre eseguito in strict mode. Quindi anche se non si scrive using strict, questo viene comunque sempre eseguito in strict mode. Poi ogni classe ha alcune caratteristiche. Ogni classe ha un solo constructor.
non potete avere più constructor. E un constructor, se vuole, può usare la parola chiave super, esattamente come vedete, avete visto in altri linguaggi, per chiamare il costruttore della superclasse. Di più, in JavaScript ogni metodo all'interno di una classe può usare la parola chiave super per chiamare il metodo corrispondente, per chiamare un altro metodo della superclasse. Oltre il costruttore, che è un costruttore semplice, che è analogo a quello che al function construction di prima, ha dei parametri, poi ha un corpo che assegna gli argomenti alle variabili interne definite col this, e le classi possono avere dei metodi prototipali e dei metodi statici. Metodi prototipali possono essere di vario tipo, qui vediamo solo i principali. I metodi normali, partiamo dai metodi normali. Allora, vedete, abbiamo rectangle, abbiamo il costruttore, finisce il costruttore, poi abbiamo nome di una funzione, con aperta e chiusa parentesi, senza function, senza niente, aperta graffa, corpo della funzione. Quindi, questo aggiunge un metodo alla classe rectangle, all'oggetto rectangle, se vogliamo utilizzare la terminologia di prima. Quindi aggiunge una proprietà chiamata calcArea alla classe e imposta il valore di quella proprietà a una function. Questo è l'equivalente di questo, di questi due. Definivamo qui una proprietà sleep che associava function a questa proprietà, di qui definiamo in maniera più compatta la stessa cosa. Questo è come se fosse sleep aperta e chiusa parentesi. E qui il corpo dello sleep, quindi che stampa Marta sta dormendo. Questa sintassi si può, è quella sintassi che vi raccontavo prima, che si può anche utilizzare negli oggetti e con le, con le function construction, con l'extraction function. E come poi si chiama la classe e questo metodo? Beh, possiamo fare una classe new rectangle, il rettangolo, passando gli argomenti del suo costruttore, quindi chiamando il costruttore di rectangle, e poi da questo oggetto che è generato a partire da rectangle, dall'istanza in un certo senso, e se vogliamo usare questo termine, possiamo direttamente chiamare il metodo calcarea, che è un metodo pubblico. E JavaScript poi definisce due metodi per creare una pseudo proprietà che chiama getter e setter. Allora, il getter e setter in altri linguaggi, voi sapete, sono appunto per accedere, settare o accedere proprietà private, e qui tutte le proprietà sono pubbliche, quindi non c'è questo bisogno di esporne solo alcune, sono tutte esposte già, ma è possibile con questo getter e setter creare delle proprietà fittizie, temporanee, che eseguono tipicamente un conto dinamicamente o ritornano un valore interno specifico, ma più delle volte eseguono un conto. Quindi, per esempio, noi qui abbiamo un getter che si chiama perimeter e un setter che si chiama perimeter nella classe rettangolo. Quindi setter imposta il perimetro e il getter ritorna il perimetro. Quindi abbiamo definito una proprietà fittizia, oltre a height e width, anche una proprietà che si chiama perimetro. Quindi il getter, questo qui, si scrive get parola chiave più funzione che implementa il getter, e il setter si scrive set parola chiave più istruzione che implementa il setter. Il getter permette appunto l'accesso a una proprietà che ritorna un valore dinamicamente calcolato o un valore interno. I setter invece sono utilizzati per eseguire una funzione appena questa proprietà viene cambiata. Quindi, guardiamo un esempio. Abbiamo sempre il nostro rettangolo costruito col costruttore 10x10. Possiamo fare square.perimeter uguale 100, come se fosse una proprietà, come se fosse height. Cosa fa questo square.perimeter uguale 100? Chiama il setter, passando 100 come argomento, e quindi questa funzione cosa fa? Ricalcola l'altezza, partendo dal perimetro e dalla profondità attuale del rettangolo.
Quindi il risultato di questo set perimeter uguale 100 è che non andiamo a riempire una proprietà perimeter uguale 100, ma andiamo a cambiare il valore di una di queste due proprietà, che sono proprietà interne, basandoci su questo calcolo. Il getter cosa fa? Il getter chiama invece la funzione calcPerimeter e calcola il perimetro. Quindi sono concettualmente collegati alla stessa proprietà perimetro, quindi uno imposta il perimetro, ma in realtà imposta l'altezza partendo da quel perimetro e la profondità già esistente, l'altra, se facciamo console.log square.perimeter, ci stampa il perimetro che viene ricalcolato in quel momento con la nuova altezza e la nuova profondità. Quindi se eseguiamo questo codice, otteniamo 100 anche in questo console.log. Non è possibile con i setter e getter avere un getter che sia collegato a una proprietà che ha già un valore. Non possiamo fare return this.with, perché with ha già un valore, quindi non possiamo ritornarlo col getter. O un setter che faccia this.8 uguale 15. Ma dobbiamo ricalcolarlo dinamicamente. Dopodiché, oltre ai metodi prototipali, ci sono anche i metodi statici, che sono definiti dalla keyword statica, dalla keyword static, e si scrivono esattamente come gli altri metodi. Hanno solo questa keyword static, quindi la stessa posizione, con lo stesso formalismo, ma con questa keyword static davanti. I metodi statici, chiamandosi appunto statici come negli altri linguaggi, sono chiamati senza bisogno di istanziare una classe. Quindi s.isWider non funziona da un errore, perché non è s è, diciamo, l'istanza della classe, mentre possiamo fare rectangle.isWider. In questo caso rectangle.isWider confronta la profondità di s ed r e restituisce quello più profondo. Come facciamo, nel caso di prima, a scrivere person e student con questa nuova keyword e come facciamo a ricreare lo stesso link che avevamo prima tra student e person? Beh, possiamo trasformare la classe person in questo modo. Quindi la function construction person diventa class, la function construction diventa constructor, con le stesse proprietà di prima, scritte nello stesso identico modo. Il person.prototypeSleep diventa semplicemente all'interno della classe sleep, un prototype method, e anche play diventa un prototype method in questo caso. In questo caso non riusciamo a distinguere tra gli oggetti che tra i metodi che diventano prototype e i metodi che non diventano prototype. Ci siamo astratti un pochino, abbiamo aggiunto un livello di sintassi, un livello sopra le function construction e la catena di prototipi e il prototype based, e quindi abbiamo perso un pochino di controllo su quello che succede. Quindi tutti questi metodi diventano metodi di prototipo e sono ereditati da un'eventuale altra classe. Come facciamo a dire sì che student è linkata con person, quindi l'equivalente del student.prototype uguale object.create person.prototype? Semplicemente usiamo la parola chiave extend, quindi class student extends person. Quindi questo è il link che creavamo prima con il prototype, che in pratica crea quel link. In pratica questo extend person dice a JavaScript: scrivi student.prototype, assegna alla proprietà nascosta prototype di student un collegamento con la proprietà prototype di person, e dal costruttore, invece di fare person.call, come facciamo prima, semplicemente chiamiamo super. Non abbiamo bisogno di ridefinire il this, perché super lo fa già da di sé, definisce il corretto contesto. Come dicevo prima, super può funzionare nel costruttore, ma noi potremmo avere una funzione play che chiama super.play e poi esegue altre cose. Questo è appunto per quanto riguarda le classi. Infine parliamo dei moduli, che non sono strettamente collegati alle classi, ma sono un modo per condividere classi, funzioni, oggetti, variabili, eccetera, tra programmi JavaScript diversi. Quindi i moduli sono un meccanismo
per dividere i programmi JavaScript in file separati che possono essere importati quando c'è bisogno. L'abbiamo già usati i moduli. Nel laboratorio 1, quando abbiamo scritto let readline uguale require readline sync, quello che stavamo dicendo è importa il modulo readline sync e chiamalo in questo programma readline. Ecco, quella cosa lì è questo. Un modulo è un file JavaScript e un file, qualcosa appunto JavaScript, che esporta uno o più valori, di nuovo oggetti, funzioni, classi, quant'altro, usando la keyword export. E ogni modulo è un pezzo di codice che è eseguito una volta che viene caricato attraverso l'import. Ogni altro modulo JavaScript può importare la funzionalità offerta da un altro modulo con la parola chiave import. Allora, noi nel laboratorio 1 abbiamo già fatto questa cosa. Noi avevamo il nostro modulo che si chiamava esercizio1.javascript che importava il modulo readline sync. Il modulo readline sync esportava una serie di funzioni, una serie di variabili e quant'altro attraverso la parola chiave export. Le parole chiavi import and export devono sempre essere al top level nel codice, quindi non potete scrivere una funzione all'interno del corpo della funzione import o export, ma devono essere nel corpo principale. E come abbiamo fatto appunto nel laboratorio 1, e sono ovviamente necessari, l'import è necessario farlo una volta sola, quindi importare dal readline sync è sufficiente farlo all'inizio del file, all'inizio del modulo. E abbiamo due modi per esportare e in pratica anche per importare i moduli. Uno che è quello named, quindi con nome, e uno che è quello di default. La differenza è che l'export con nome può esportare diverse cose per modulo, diverse funzioni, diverse variabili, eccetera, mentre il default esporta una cosa per modulo. Quindi il default è questo. È un modulo che esporta un singolo valore o un insieme di singoli valori, ma uno per modulo. E la sintassi è export default il valore da esportare. Quindi, per esempio, qui esportiamo una funzione arrow. Quindi export default str, una funzione che si chiama str che fa che non fa altro che chiamare a str, che supponiamo una stringa, to uppercase. Questi sono altri esempi che non possono essere nello stesso modulo, ovviamente, perché l'export in default deve esserci uno solo, di export default. Export default, qui vedete, esportiamo un oggetto composto da due valori. Oppure possiamo esportare una stringa. Oppure possiamo definire una funzione come questa, prima, e poi esportarla. Export default grades. L'export con nome permette di esportare uno o più valori e anche più per modulo. E la sintassi è export value o export collezione di value, senza il default praticamente. Quindi export const name uguale Luigi esporta all'altro modulo una variabile che si chiama name e che avrà come valore Luigi. Nel caso del default export, l'export esporta una funzione. Questa funzione non si chiama str, è una funzione. In questo caso è più chiaro, vedete, non esporta una variabile che contiene l'oggetto, esporta direttamente l'oggetto, esporta direttamente la stringa. Quindi poi chi lo importa deve dargli un nome per poterlo utilizzare nel suo codice. Invece l'export con nome esporta già con un nome. Quindi chi lo importa può usare direttamente name per avere Luigi al suo interno. O può utilizzare direttamente grades come funzione, come se fosse una funzione che ha definito da lui con questo nome. Oppure si possono esportare più proprietà alla volta. Se avessi due variabili, nome e un altro nome, posso esportare, parentesi graffa, nome, virgola, altro nome, chiusa parentesi graffa. Una, due, tre, 80 cose, vanno tutte bene all'interno di questo export. E di più, se per caso noi volessimo esportare questo another name con un nome più significativo, potremmo esportarlo, potremmo utilizzare la parola chiave as, quindi export name, esporta questo,
E poi esportiamo another name, quindi questa variabile che contiene Fulvio, ma non l'esportiamo come another name, la esportiamo come teacher. Quindi come se noi avessimo chiamato questa variabile teacher invece di another name. Quindi questo possiamo farlo, questo as, possiamo anche rinominarli tutti se vogliamo. È un rinomino che magari ci serve perché all'interno del nostro codice abbiamo dovuto usare una variabile, un nome magari non tanto intuitivo, ma perché avevamo già una variabile che si chiamava in maniera simile, ma esportandola preferiamo utilizzare il nome più chiaro, per esempio. Quindi questo è solo un rinonimo che viene effettuato a livello di export, non a livello del vostro codice. Voi nel vostro codice continuerete a usare la variabile chiamandola name e quest'altra variabile chiamandola another name. Quelle per esportare, come facciamo a importare? Con la parola chiave import abbiamo detto. Con la parola chiave import, se usiamo la sintassi S6, import qualcosa from file. Abbiamo già visto quest'altra modalità, variabile uguale require file o nome del modulo. Questo sopra è la modalità S6, è la sintassi S6. Questa è un'altra modalità comune, precedente come nascita a S6, che viene ancora abbastanza usata, che si chiama CommonJS. Sono equivalenti, importano qualcosa, in questo caso questo che si chiama package, da un modulo di nome. Notate che gli import sono hoisted, quindi è possibile, anche se magari non tanto bello, importare questo alla ventesima riga di codice e usare questa funzione, questa variabile alla prima riga del codice, perché gli import vengono hoisted al top level, all'inizio, e gli import sono ovviamente viste read-only in sola lettura sugli export. Quindi se questo package è una variabile, se voi nel vostro programma associate un qualcos'altro a questa variabile, ovviamente non andate a modificare la variabile nel file originale esportato, ma solo nel vostro. Allora, come facciamo a importare da un default export come questo? Usiamo import, dobbiamo dare noi un nome a questo default export, perché questo non lo sa, non ha un nome, quindi lo diamo noi, to uppercase, maiuscolo, uppercase, come volete voi. L'importante è sempre rispettare visto che poi lo useremo, la sintassi, quindi se questa è una funzione, chiamiamola come una funzione, se è una variabile, chiamiamola come se scrivessimo una variabile, se è una classe, mettiamoci una lettera maiuscola davanti, e così via, da file o modulo. Ora, questo è un altro esempio, import uppercase, invece di to uppercase l'ho chiamato uppercase, from modulo. Allora, come si importa il modulo? Il modulo bisogna importarlo o utilizzando un path assoluto, quindi per esempio home, cartella dentro home e poi file, con o senza JavaScript. In genere è raccomandato, se è un vostro modulo, utilizzare JavaScript come estensione, oppure con un path relativo, per esempio punto barra module 1 o modulo 1 oppure module 1.js. Di nuovo, meglio utilizzare JS se possibile come estensione. E poi come si usa? Beh, si usa chiamando direttamente, questa è una funzione, quindi chiamando direttamente la funzione, aperta parentesi, il parametro della funzione. Un modulo importato. Come facciamo un import da un export con nome, come questo che abbiamo visto prima? Semplicemente import, aperta import, riportiamo quello che è stato esportato, name and other name in questo caso, da esattamente come prima. Oltre a rinominare i valori esportati nell'export, possiamo anche rinominare i valori importati se vogliamo. Quindi, per esempio, potremmo dire che name diventa first e another name diventa second. E da quel momento in poi nel vostro codice, console.log di first prenderà il valore che c'era dentro, che è stato esportato da name. Se noi, dopo aver fatto questa operazione, scrivessimo console.log name, vi darebbe errore perché abbiamo da questo momento in poi deciso di rinominare name come first. Quindi
Quindi questo è un'animazione effettiva da questo punto in poi, per cui name viene importato ma viene immediatamente convertito in first, e quindi da questo momento in poi dobbiamo utilizzare first. Abbiamo altre tre opzioni per importare, che sono import asterisco from un modulo, dove importa tutto, tutte le funzioni che vengono esportate, tutte le variabili che vengono esportate, quindi non solo alcune. Possiamo importare alcuni degli export, per esempio se esportiamo con nome ABC, possiamo decidere di importare solo A o solo AC da modulo. Quindi A, C importerebbe solo A e solo C e il B non lo importerebbe. Oppure possiamo importare mischiando i default export con ogni export con nome. Per esempio, se un modulo definisce un default export e 5 export con nome, noi possiamo fare import default, dove questo è il nome che scegliamo noi per l'export di default dall'altra parte. Quindi io l'ho chiamato default solo per creare un link più forte, virgola, gli export con nome, quindi name, virgola un altro, eccetera. Oppure A, virgola C, se vogliamo importare questi. Sempre from module.